siamo a Milano in occasione di un incontro molto interessante che ha voluto fare il punto sulla malattia di Pompe, sui suoi aspetti diagnostici e terapeutici. E parliamo della forma classica, della forma che colpisce i bambini, con il dottor Spada dell'Università di Torino, per fare appunto il punto su questo tipo di forma della patologia. Allora, dottor Spada, ci parla appunto degli aspetti clinici della forma che colpisce i bambini. La glicogenosi di tipo 2, malattia di Pompe, nella sua espressione pediatrica è una malattia estremamente grave, in quanto i bambini possono avere già dai primi mesi di vita un grave quadro di ipotonia e soprattutto sviluppano una forma di malattia del cuore, una cardiomiopatia ipertrofica progressiva, che li può portare entro i 10 mesi, 12 mesi di vita a una situazione di scompenso cardiorespiratorio irreversibile. Quindi fino a pochi anni fa era una malattia che si diagnosticava comunque sempre troppo in ritardo e però senza possibilità di avere una terapia causare una terapia eziologica che potesse cambiare radicalmente la prognosi di questi pazienti. Quanti sono questi bambini? Ci dà qualche dato? Allora, i pazienti che presentano questa forma grave, precoce di malattia sono stimati intorno a 1 ogni 30-40 mila nascite. Quindi ci attendiamo in Italia qualcosa come 10 o 20 nuovi casi all'anno in questa forma grave di malattia. Ecco, lei ha parlato della prognosi di questi malati come era fino a poco tempo fa. Da qualche anno è disponibile la terapia enzimatica sostitutiva. Cosa è cambiato per questi bambini? Allora, negli ultimi anni abbiamo assistito nell'ambito delle malattie genetiche e delle malattie pediatriche a un'autentica rivoluzione. Abbiamo avuto a disposizione gli enzimi ricombinanti. Sono proteine che vengono prodotte tramite la tecnologia del DNA ricombinante in laboratorio e abbiamo a disposizione quantità sufficienti per poter iniettare, somministrare a questi pazienti l'enzima, la sostanza che manca. Il fatto di poter somministrare queste proteine enzimatiche a questi pazienti fa sì che queste sostanze vanno a sciogliere, passatemi il termine, l'accumulo di glicogeno in questo caso, che è la causa principale dei problemi di questi bambini. Il glicogeno va a depositarsi nei muscoli e nel cuore dando una malattia d'organo irreversibile. Avendo a disposizione la proteina che scioglie questo accumulo, questo è stato visto cambiare radicalmente la storia di questi pazienti. Ecco, com'è cambiata la prognosi per questi bambini? Qual è la loro aspettativa oggi? La loro aspettativa è strettamente correlata alla precocità di diagnosi. Ormai abbiamo dei dati certi, se arriviamo a fare una diagnosi entro il primo mese di vita di questi pazienti, questi bambini hanno una speranza di vita sovrapponibile agli altri bambini, in quanto il farmaco, la proteina che manca, l'enzima che manca, riesce a prevenire l'accumulo irreversibile della sostanza. Più ci si allontana da questo periodo, da questo primo mese, parliamo del terzo mese, del quinto mese, più le speranze di poter far regredire i sintomi gravi di questa malattia sono minori, queste speranze. E qui entriamo nel cuore della relazione che lei ha presentato qui a Milano, cioè quello dello screening. Come fare questo screening e quando farlo? Allora, lo screening delle malattie metaboliche ereditarie è stato la più grande conquista della pediatria preventiva degli ultimi 30 anni. Il modello insuperabile è lo screening neonatale della fenilchetonuria, una malattia che se non diagnosticata in tempo porta a grave encefalopatia e ritardo mentale ai bambini. Abbiamo imparato a dosare delle sostanze su una goccia di sangue assorbita su un cartoncino, la stessa tecnologia l'abbiamo traslata, l'abbiamo portata anche nella diagnosi di queste malattie lisosomiali e fra l'altro Torino noi siamo stati fra i primi, se non i primi, a aprire questa strada della prevenzione degli screening di massa delle malattie lisosomiali, in quanto abbiamo dimostrato la possibilità di poter dosare questi enzimi proprio su goccia di sangue. Quindi proprio nella malattia di Pompe, in cui il tutto si gioca nella diagnosi dei primissimi giorni di vita, la speranza dei bambini affetti da forma classica, grave, con una prognosi infausta se non diagnosticata in tempo, si gioca tutto in una diagnosi fatta in seconda giornata di vita, che porterebbe a iniziare la terapia entro i 10-15 giorni di vita. È tutto lì la grande operazione di, chiamiamo politica sanitaria, che dobbiamo iniziare a fare in Italia e in Europa.
Ecco, in Piemonte questo viene già di routine, nel resto dell'Italia cosa succede? Allora, in Piemonte e in Toscana siamo le due regioni che abbiamo iniziato dei progetti in questa direzione. C'è un dibattito a livello nazionale, a livello internazionale, se inserire, quando inserire queste patologie, ma ormai è evidente proprio dai dati che emergono dall'efficacia della terapia enzimatica sostitutiva nei primi mesi di vita, io penso, prevedo che queste malattie, la malattia di Pompe, possa entrare ufficialmente nel panel delle malattie da sottoporre a screening ufficiale da parte delle regioni nel giro dei prossimi 3-5 anni. Senta, per finire, dottor Spada, ecco, che messaggio dare ai genitori col cui figlio sia stato appena diagnosticato la malattia di Pompe? Cosa gli possiamo dire? La malattia di Pompe oggigiorno ha una prognosi che è molto diversa, perché comunque c'è la terapia. C'è stato anche da parte nostra, di noi specialisti, una forte azione di sensibilizzazione da parte della classe medica, della classe pediatrica, per cui ci siamo resi conto che negli ultimi anni arriva alla nostra attenzione dei pazienti diagnosticati prima, e quindi iniziamo la terapia più precocemente, e sicuramente non abbiamo più quei dati di mortalità e di invalidità che avevamo solo 3 o 4 anni fa, per cui stiamo parlando già di un'altra cosa, di un altro mondo. Un messaggio di speranza, allora. Assolutamente un messaggio di speranza, che dovrà essere saldato definitivamente con degli accordi con le regioni, con lo Stato italiano, per far sì che queste politiche di prevenzione diventino routine. Quando queste cose diventano routine vuol dire salvare molti bambini.